Benvenuti a tutti in un nuovo video dei Viaggiatori Organizzati. Oggi affronterò una sfida veramente difficile. Sto per partire per la Lapponia e avrò a disposizione solo metà bagaglio a mano, perché l'altra metà è di mio marito. Questa è la dimensione della valigia, eppure ne dovrò usare solo metà. Per questo viaggio abbiamo prenotato un volo con Ryanair e quindi le dimensioni, ovviamente, sono dei bagagli di Ryanair. Cosa mi porterò? Avremo a disposizione un bagaglio chiamato Personal Item di 40x20x25, quindi questo zaino è un pelo di più, non bisognerà riempirlo fino in cima. E poi abbiamo preso un bagaglio a mano in due, perché comunque voi che sapete ultimamente su Ryanair costano di più i bagagli dei voli. Lì dietro c'è tutto quello che io porterò in Lapponia. Anche se sarà una valigia minimal, porterò tutto quello che mi servirà senza lasciare nulla a casa. Di solito quando partiamo per un viaggio utilizziamo questi, ovvero gli organizer, ma per questo viaggio non ce ne sarà bisogno. Avremo bisogno di questi sacchetti sottovuoto. Vi lascio le dimensioni. Quindi cosa ci servirà? Pompetta con carica USB e questa cosa, dopo vi farò vedere, è utilissima e noi la utilizziamo per tutti i nostri viaggi. Queste sono tutte le cose che mi porto in Lapponia. Questa parte qua, da qua in poi, la metterò nel bagaglio a mano, quindi il trolley, mentre queste parti qua le ho selezionate per il bagaglio a mano. Vi faccio vedere tutto quello che vi porterò in Lapponia per una decina di giorni. Per un viaggio in Lapponia non vi servono molte cose, ma vi servono molte cose tecniche che si possono lavare e riutilizzare, anche perché fuori farà tanto freddo e dentro, negli hotel, nei negozi, farà tanto caldo, quindi il migliore metodo è vestirsi a strati. Partiamo dalle scarpe. Io porterò due paia di scarpe, una per camminare e una solamente per la neve. Volendo se ne può portare solo un paio, ma per questo viaggio noi faremo anche scalo nel Regno Unito e quindi dovremo camminare. Queste le terrò addosso, queste le metterò nel trolley. Partendo dai primi strati mi porterò una tuta termica presa da Decathlon e la metterò nel bagaglio a mano, perché una volta arrivata, se fa freddo, me la metto addosso. Un paio di pantacollant, comodissimi, esattamente come quelli che ho addosso. Due magliette come secondo strato, un po' sottili. Una con il girocollo e l'altra con il collo a V. Come strato successivo mi porto tre felpe. Due tecniche di Decathlon e una un po' più carina, di cui due le metterò in valigia e una nel bagaglio a mano. Un paio di jeans, solo uno, che metterò nello zaino. Un asciugamano di Decathlon che metterò in valigia. Un costume per sauna, spa, eccetera, eccetera, che metterò in valigia. Mutande, calze, meglio se lana, più un paio di scaldamuscoli per aspettare l'aurora di notte. Un paio di pantaloni in pile della tuta da tenere sopra lo strato termico ma sotto i pantaloni da sci, quindi non devono essere troppo larghi, altrimenti non vi stanno i pantaloni da sci. Pantaloni da sci che metterò nello zaino, ma se non ci stanno me li metterò addosso. Un pantaloncino corto, una canotta nera e una maglia a maniche corte nera. Questi li utilizzerò principalmente come pigiama. Un altro asciugamano piccolino per lavarmi la faccia. Due cappelli, uno lo metterò nello zaino, l'altro nel trolley. Due paia di guanti, uno un po' più sottile, l'altro da sci, che metterò nello zaino. Uno scaldacollo, una fascia per capelli che copre le orecchie di lana. Un baklava, per chi non sapesse cosa fosse, ti tiene scoperti solo gli occhi quando farà tanto freddo. Abbiamo acquistato da Decathlon esattamente questi, che sono degli scaldamani scaldapiedi. E infine addosso una sciarpona che metterò sopra la giacca da sci. E adesso arriva la vera sfida, cara, di infilare tutto quello che ho selezionato per mettere nel trolley in solamente metà di questo piccolo trolley. Secondo voi riuscirò a far entrare tutta questa roba? Scrivetelo nei commenti. Allora, come primo step vi servirà un sacchetto sottovuoto, vi lascio poi le dimensioni qui sotto, in cui andremo a infilare in modo ordinato tutto, qualsiasi cosa che vogliamo infilare nella valigia. Noi utilizziamo una valigia piccola dell'American Tourister e vi consiglio di prendere un pelo più grande della vostra valigia, perché poi quando si schiaccerà e farà il sottovuoto si rimpicciolirà, quindi noi vogliamo occupare il massimo spazio possibile. Prendo il mio sacchetto sottovuoto, lo apro e cerco di non perdere questo. Inizierò dalle scarpe. Queste scarpe sono un po' ingombranti, quindi dovrò farle stare in valigia, perché se le faccio stare nello zaino mi occuperanno tutto lo spazio. Adesso ovviamente sono pulite e asciutte, le infilerò in dei sacchettini. Voilà, le scarpe le inserirò in questo modo nella valigia e qua sopra metterò tutti i vestiti, quindi dovrò andarle a inserire esattamente in questo modo. Voilà,
Dobbiamo cercare di mantenere omogeneo lo spazio all'interno del sacchetto. Il costume lo andremo a inserire in una busta di plastica o un sacchetto di plastica, perché se dovesse essere bagnato ci serve un sacchetto e quindi noi siamo previdenti. Le maglie molto voluminose come questa vi consiglio di arrotolarle e inserirle per ultime. E voilà, questo è il nostro sacco sottovuoto pieno, che ovviamente non provate a metterlo dentro la valigia, non ci starà. A questo punto prendete la vostra valigia e scegliete la vostra parte. Io scelgo questa, anche perché si chiude. Adesso chiudiamo il sacchetto e proviamo ad adagiarlo nella valigia. Prossimo step, spingiamo la roba e cominciamo a togliere un po' d'aria. Mi raccomando, quando schiacciate, controllate che non si apra mai da sopra. Molto esagerato, ne so. Messo troppa roba. Voilà, risultato, non ci sta. Ma è qui che viene il bello. Ho trovato qualche anno fa su Amazon questa cosa qua. Mi ha svoltato la vita. Che cos'è questa cosa qua? È un aspiratore, fa la stessa cosa che fa la vostra aspirapolvere. Dappertutto con i sacchetti sottovuoto conoscerete sicuramente la solita pompetta lunga così che non vi potrete portare dietro. Questo è utilissimo perché ci sta in tasca. Lo posizioniamo, schiacciamo il pulsante qua sopra e farà tutto da solo. Quando siete soddisfatti, togliete la pompetta, mettete il tappo e provate a chiudere la valigia. Fatto! Ora il bagaglio a mano. La restante metà la lascio a mio marito, anche se so che ne occuperà molto meno. Per lo zaino utilizzerò la stessa tecnica dei sacchetti sottovuoto. Ne prendo uno un pelo più piccolo, vi lascio qui le dimensioni. Inserisco il sacchetto nello zaino e comincio a inserire dentro tutta la roba che devo mettere. Il cappello lo tengo fuori perché lo metto addosso, esattamente come i guanti. Metto tutto dentro tranne un paio di pantaloni sottili, possibilmente più sottili che avete, e la tuta, i pantaloni da sci, che metterò addosso nel caso non mi dovessero far passare lo zaino per dimensioni. Infilo il sacco nello zaino e comincio a togliere aria. Praticamente ho occupato neanche metà zaino con tutta la roba. Restante metà zaino vi faccio vedere cosa metto. Gli scaldini per mani e piedi. Siccome in Lapponia il cibo costa, esattamente come la qualità della vita è molto alta, noi ci portiamo sempre questi risotti pronti. Questa volta ne ho presi uno ai funghi. Quando prenotiamo hotel, bed and breakfast, Airbnb, contiamo quante sere abbiamo la cucina. Di solito a pranzo ci mangiamo un panino. In questo caso per 5 sere noi avremo la cucina e quindi ci cucineremo il risotto. Costo 1 euro pacchetto alla Lidl. Non vi preoccupate se al ritorno dovete fare lo sforzo, se poi mi entrerà, ma se prendo souvenir eccetera eccetera. Al ritorno molte cose non ce le avrete, ad esempio i risotti. Ci portiamo sempre un set di posatine a testa. Ce l'abbiamo perché facciamo campeggio, però nelle cucine le troverete. Ci portiamo due confezioni di shampoo e balsamo, nel caso non dovessimo trovarle là. Un deodorante, struccante, ce n'è pochissimo, che poi butterò. Crema solare e crema idratante, mi raccomando, devono essere minori di 100 ml. In questo caso sono entrambe da 50, perché altrimenti dovete mettere nel bagaglio estivo, altrimenti ve le fanno buttare. Lenti a contatto, cotone struccante. Non dimenticate tre cose importantissime per il vostro viaggio in Lapponia. Una borraccia termica, vi occuperà un po' di spazio, ma la potete mettere a lato nello zaino. Come seconda cosa vi avevo anticipato questa cosa qua, che è una borsa. Adesso vi faccio vedere a cosa serve. Questa l'ho presa su Shein a 3 euro, ma è la cosa più utile che utilizzo durante i viaggi. In pratica, messa così nello zaino, occupa veramente pochissimo spazio. E cosa succede? Se voi mettete sacchi sottovuoto nello zaino, sacchi sottovuoto nel trolley, eccetera eccetera, quando arriverete là, tipo noi faremo un viaggio on the road, ogni giorno dovremo rifare la valigia e sicuramente non ci rimetteremo a mettere tutte le cose sottovuoto, poi magari saranno anche bagnate. E quindi viene in aiuto questa borsa. Non è di un materiale granché solido, però per quello che ci serve va benissimo. La apriamo. Da aperta, guardate quanto spaziosa è, quindi quando saremo là e dovremo cambiare hotel ogni sera, tutto ciò che ci sta in valigia lo mettiamo in valigia, altrimenti utilizzeremo questa borsa. La borsa si incastra esattamente nella maniglia della vostra valigia.
più comodo di così, quando dovrete prendere l'aereo al ritorno, infilerete di nuovo tutto dentro il sacco sottovuoto per una sola volta, non dovete farlo per tutta la vacanza. Come ultimissima cosa, mi raccomando, se non ce l'avete, prendetela, che sarà utilissima, una luce frontale o una pila. Se non avete una luce frontale va benissimo una pila, così. Questo vi servirà molto se, come noi, andrete a ricercare l'aurora boreale e quindi dovrete fare sentieri un po' al buio. Utilissima. Quindi, questo è tutto quello che io porto in Lapponia per 10 giorni. Avremo ancora uno zaino di mio marito dove metteremo tutta l'attrezzatura, fotocamera, caricatori, drone, GoPro, batteria del drone, batteria della GoPro, e praticamente la riempiremo di attrezzatura tecnica. E la restante metà valigia mio marito ci metterà le sue cose. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e mi raccomando, continuate a seguirci, The Organized Travel, viaggiatori organizzati.